Welcome to the Startup Grind. Ciao a tutti, io sono Andrea e siamo qui con Alvise e Giacomo. Giacomo con altre persone connesse. No, importante usare Twitter perché Giacomo è importantissimo, uno dei profili più seguiti di Expo. Quindi iniziamo con la domanda molto semplice. Che cos'è Expo? Ok. Sì. Non hai mezz'ora, quindi è velocissimo. Assolutamente. No, non dica velocissimo perché è molto pericoloso. Forse tutti... Qualcuno mi ha già sentito raccontare che cos'è Expo? Zero? Beh, ok. Sei sfortunato, diciamo. Quindi, chi mi ha già sentito, peggio per lui, in 10 minuti cercherò di raccontarvi che cos'è Expo. Ne sono 3. Solo 3? Sì, veloce. Proviamo ad andare più veloce. Ok, inventiamoci questa modalità supersonica. Allora, l'Expo Universale è un parco tematico per famiglie con bambini, della famiglia dei parchi divertimento come Disneyland e Gardaland, delle crociere e dei casinò, ok? Con centinaia di attrazioni e migliaia di eventi. Le attrazioni sono dei meccanismi che gestiscono i visitatori con una coda, poi un gioco che si ripete uguale ogni 7 minuti e poi una parte commerciale con bar, ristoranti, merchandising e vendita di prodotti. Ok? La differenza con i parchi tematici tradizionali, crociere, casinò e parchi divertimento, è che gli Expo Universali durano solo 6 mesi. Tutte le attrazioni che sono state allestite in quest'area devono essere distrutte dopo l'evento. È gestito a condominio, quindi mentre a Disneyland c'era un organizzatore il quale decide lui il contenuto, la forma di tutte le attrazioni, tutti gli eventi con proprio personale, nel caso di un Expo ogni attrazione, ogni evento è gestito autonomamente da stati, associazioni non governative, associazioni del terzo settore, aziende, regioni, città, senza un coordinamento. Ok? Quindi forse in 3 minuti, adesso più o meno avete capito gli elementi chiave, facciamo un riepilogo dei 6 errori che non dovete rifare. 1. Si fa, quindi è un meccanismo piccolo che non cambia il mondo, l'Italia o Milano, ma che apre le porte fra 88 giorni, dura 184 giorni, funziona dannatamente bene. 2. Non è una fiera, non ci sono aziende che espongono prodotti per ragioni commerciali in nessuno stand e non ci sono business, gente in giacca e cravatta, gente che va lì per lavoro, ma è un parco tematico con un'attrazione di eventi per famiglie e bambini come le crociere e casino e parchi divertimento. 3. Non è a Rho, non è nella fiera di Rho, ma è a Milano, in un'area che nulla ha a che fare con la fiera, che pur lì vicina continuerà la sua attività fieristica neanche in un centimetro quadro occupato dall'esposizione universale, e invece un'area vuota, destinata a quello, nel comune di Milano, che poi verrà allestita per l'evento, farà 88 giorni parte, poi verrà ricostituita come era prima. Poi ci sono gli errori 4, 5, 6, cioè il 4 che non è un'organizzazione internazionale. Le diverse opinioni espresse in forma di attrazione per famiglie e bambini con la coda, la parte di esperienza costretta nel tempo, la parte di ristorante, bar, merchandise e vendita prodotti, le diverse opinioni dei condomini, stati, associazioni governative, associazioni del settore, aziende, regioni, città, non vengono messe a sintesi, non c'è nessuna votazione, non c'è nessuna carta di Expo, protocollo di Expo, dichiarazione di Expo, è l'unico olimpiade dove vincono tutti la medaglia d'oro. Non è organizzata, non esiste, esistono tante Expo quanti sono i visitatori. Quinto errore, tutte le attrazioni sono differenti. Quindi non c'è un formato unico di partecipazione dei condomini, che non solo dicono quello che vogliono, come vogliono, fondazione per quelli bambini, ma lo dicono anche come vogliono. Ci saranno grattacieli, ci saranno strutture con delle risaie dove fai la coda, ti danno dei pantaloni impermeabili e poi tu prendi il riso come le mondine e poi scopri che è asiatico, quindi si squaccia subito, oppure dei grandi frigo come nel caso della Svizzera, fai la coda 4 ore, scegli tra 4 diversi cartucci, uno rosso, uno verde, uno blu, uno giallo, scegli il rosso, vai sotto il frigorifero rosso, sali su un ascensore, vedi dall'alto sopra i 17 metri, questo frigorifero riempito di 17 milioni di capsule di Nespresso, una voce ti dice prendine quante vuoi, ma sappi che non lo riempirò più, quindi io vado con lo zaino Invicta, con i sacchetti quelli duri non biodegradanti, ne prendo a migliaia così poi li rivendo e mi faccio 1.000 euro al mese, ma maggio, giugno, luglio, agosto, quegli stessi visitatori che infine poi arrivano, prendono il cartoncino rosso, vanno su, prendono l'ascensore, salgono su, guardano i 17 metri, non vedono più nulla e la voce dice guarda chi prima di te è stato a raffone, ci saranno i video e le foto di me con Invicta che prendo le cose, ok? E è questo, per 142 trazioni, 70.070 eventi ripetuti uguali tutti i giorni da 147 stati, 3 organizzazioni internazionali, 168 associazioni del stesso settore, 11 organizzazioni non governative, 21 regioni, 6 città e 39 aziende. Ok? Sesta e ultima roba sono le infrastrutture. 18,6 miliardi di euro protetti si opere per rimontare il movimento interno, le 4,5 autostrade, infrastrutture ferroviarie, che sono contenute in un allegato che si chiama allegato B, il cui titolo è opere non connesse e non funzionali all'evento. Sono opere che utili per l'Italia, non sono finanziate da soldi Expo, non c'entra con Expo, e come sapete il sito è già collegato da due autostrade, una tangenziale, una metropolitana, 3 linee S, 6 linee R, una linea alta velocità, alta capacità, un eliporto. Quindi lo stato di avanzamento e finanziamento di queste opere non è lo stato di avanzamento e finanziamento del parco tematico e universale, che come abbiamo visto da 1.1 si fa. Per tutte queste ragioni concludo i 3 minuti dicendo che adesso avete letto il format, le 1000 pagine del format che è stato acquistato dall'Italia per 1.2 milioni, che sapete adesso essere un parco tematico c'è attrazioni miliardi di eventi contemporanei, su cui tutte le attrazioni che si mosse gestita a condominio su un tema di interesse mondiale, e per questo quindi siete expo ottimisti, spero come me, non perché c'è un discorso retorico, fufologico, tipo politica, ma perché sapete che sta cosa qui è dannatamente fatta bene e che per una cazzo di volta farà fare una bella figura a questo paese. Questa è la pensione più veloce come il nostro. La domanda che fa senso, 3 minuti. Di solito è 17 minuti. Parlavi, avevi citato 39 aziende. Sì? Però all'inizio hai detto che non vengono esposti, sì? Non vengono... Come funziona così? No, in teoria no, in teoria no, veramente bisogna andare veloce sugli ospiti e poi iniziamo a fare domande, okay. Quindi assolutamente. Cioè, ti riesco a togliere lo stesso che sta aggiornando? Facciamo la stessa domanda ad Alvise. Sempre in 3 minuti. Sempre in 3 minuti, tu sono stati 6, però non c'è niente. Era troppo bello per fermarti. Che cos'è Expo Città? Ottimo. Expo in Città è il più grande progetto di marketing territoriale che probabilmente stanno facendo delle pubbliche amministrazioni nel mondo. Hanno creato un'infrastruttura tecnologica per creare il più grande palinsesto di eventi per tutti i 6 mesi di Expo dell'area della Grande Milano, totalmente in crowdsourcing. Le pubbliche amministrazioni, che di solito sono dei soggetti che impongono gli eventi, decidono gli eventi, decidono dove farli, si sono fatti 10 passi indietro, hanno creato una piattaforma informatica dove hanno detto a chiunque: caricate il tuo evento, noi ti diamo solo una cosa, comunicazione e supporto in tutte le fasi del lavoro, supporto nel cercare le sedi, supporto nell'iter autorizzativo, supporto nel trovare i soldi, non ti chiediamo una lira e ti diamo, funzioniamo solo da cassa di risonanza. E quindi cosa ci troveremo? Già online in expoincittà.com oltre 16.000 appuntamenti che vanno dalla piccola ONG al palinsesto della Francia al palinsesto del teatro alla Scala. Lui ha compensato i tuoi minuti. Faccio una domanda. Non c'è il cazzo. Continua sempre a guardare Alvise e faccio una domanda per capire allora chi è Giacomo. Chi è Giacomo Biraghi? Giacomo probabilmente è una delle persone più geniali che ho conosciuto nella mia vita, è vero, senza alcun dubbio, ha una passione viscerale per Milano, ma in generale sulle città, che mi ha coinvolto e che sicuramente riesce a esprimere non solo nelle parole quando parla delle città, ma anche nei progetti per la città e per le realtà che lavorano nella città. Poi ne parlerà sicuramente meglio lui, ma il concetto che esprime sempre, in cui il comune di Milano non è né il gestore né il padrone della città, perché è solo uno degli n soggetti che si adoperano per una parte della città, è fondamentale ed è abbastanza dirompente in una situazione italiana, ma diciamo mondiale, in cui si pensa sempre che è la pubblica amministrazione che decide dove vanno i nostri territori. E chi è Alvise? Il più bravo esecutore che conosca, no? È un caterpillar, tipo, gli danno una missione e la esegue. Diciamo in questo mondo anche italiano ma anche europeo, dove manca l'execution, cioè dove ci sono tante belle idee, tante parole, insomma, dove manca l'esecuzione, ecco, lui è sicuramente l'uomo dell'execution, con Expo in Città, lo sta dimostrando, ma anche prima in altre modalità, e poi anche un amante di Android, non capisco perché, quindi, non so, però è così, quindi diciamo è... Ovviamente tu sei... iPhone, condividi la sua passione. No, iPhone non è, però magari mi convertirò, quindi direi che incarna quello che è bello di Milano, cioè che gente da tutto il mondo, da tutta Italia, lui è abruzzese, poi marchigiano, poi milanese, bolognese e tutto, esatto, pian piano, e la città veramente che a noi due, compreso anche il bifunco, che siamo tre figli di nessuno, no? Dà la possibilità di alla fine essere in posizioni chiave, perché ci è capitato, perché abbiamo avuto un po' di fortuna in una delle operazioni più importanti che accade in questo paese, che è Expo, quindi benvenga una città che continua anche oggi, nonostante tutto, a dare questa opportunità e a limitare il potere dei paraculi. Quando vado su Wikipedia, sulla tua pagina, vedo che effettivamente... La mia pagina? Assolutamente. Una delle frasi più famose è Expo e di chi se la prende. Sì. Ci racconti che vuol dire esattamente? Sì, prima non so se avete capito perché purtroppo mi ha limitato, non so perché, ma ci sta. È raro che vado a ruota libera, quindi grande bifurco. Forse prima avete capito un po' cos'è Expo, un po' il format, quello che abbiamo combinato. Indipendentemente da quel accadimento a Milano dentro l'area accessibile con biglietti in determinati orari, Expo è un'occasione aperta e molto poco italiana. Di fatto abbiamo ceduto una parte del nostro territorio al mondo per 6 mesi e 412 soggetti del mondo verranno qui a raccontare la loro visione di futuro. E nel fare questo abbiamo sconvolto le classiche regole italiane, degli amichetti, del già tanto è già tutto deciso, del c'è spazio solo per i soliti noti o per quelli raccomandati. Ecco, nel dire con rabbia, a volte anche con, come dire, potenza, che Expo è dei pirati, Expo è di chi se lo prende, Expo è qualcosa che funziona nel momento in cui non chiedi il permesso, in cui agisci di tua iniziativa, dico esattamente il racconto di un evento molto poco all'italiana, seppur anche molto italiano per creatività e innovazione, e che quindi permette a tutti voi, a tutti noi, di piratarlo, di hackerarlo, di impossessarsene, e questo è secondo me la più grande legacy che questo evento porterà, e io dico sempre che ci sarà un reato nella fine del 2015 per cui verrà istituito un tribunale speciale da me diretto, con voi due come giudici a latere, che condannerà tutti quelli che sono stati lì seduti a lamentarsi e non hanno fatto soldi con Expo, e verranno, diciamo, accusati di questo reato di mancata presa di Expo e spediti, non so, alle Maldive per 2 settimane, insomma, una roba che per me è terribile, ok? Quindi è questo Expo di chi se lo prende. Non sapevo di avere una pagina su Wikipedia, insomma. Vai. E per quanto riguarda invece Alvise, passo da te, una delle attività più importanti della nostra Expo, quindi l'Expo che è diversa da tutti gli altri paesi, è effettivamente questo fuorisalone, questa Expo in Città, che effettivamente è totalmente non vista da nessun'altra Expo, non si è vista a Shanghai, non si è vista prima. Come è nata e perché? Beh, come è nata per noi che viviamo a Milano è abbastanza semplice, conosciamo tutto il salone del mobile e quindi conosciamo altrettanto il fuorisalone, quindi era per la Milano che produce abbastanza naturale seguire l'indotto che un grosso evento come Expo genererà sul territorio. Poi se si pensa che è la logica del fuorisalone ma non dura 5 giorni, dura 6 mesi, diventa abbastanza complicato lasciare quella totale anarchia che c'è durante il fuorisalone, quindi sarebbe stato anche difficile gestire i flussi di spostamento, di mobilità, e quindi c'è stata un'attività di cercare di dare una casa unica senza comunque dare una gestione controllata, e questa cosa è piaciuta così tanto, infatti non ci sarà, non c'è mai stato nel passato, ma probabilmente ci sarà negli Expo futuri, che il BIE, l'associazione privata di stati, cui ci raccontava Giacomo, con sede a Parigi, che gestisce il format Expo, vuole inserire il format fuori Expo in tutti i prossimi Expo. Quindi nel 2020 Dubai avrà Expo in the Desert, probabilmente faranno delle buche o degli igloo fatti di sabbia, oppure costruiranno un'altra città giusto per farci l'Expo in città, ed è una cosa che sta funzionando tantissimo. Uno, perché abbiamo la possibilità di raccontare anche qualcos'altro che non è nel tema, cioè Expo ha un tema, come diceva Giacomo, totalmente abbastanza vasto, ognuno potrebbe parlare, diciamo, la sostenibilità, quindi possiamo parlare di qualsiasi cosa, dell'aria, dell'acqua, della luce, dell'alimentazione, del terreno, di qualsiasi cosa, ma ci sono tante realtà, soprattutto lato imprenditoriale, che non vogliono parlare solo di quello, che vogliono avere la possibilità di aprire mercati, di fare internazionalizzazione e di creare quel network tra città che adesso sta diventando sempre più fondamentale. Grazie Alvise. E torno da Giacomo e chiedo fondamentalmente, mi chiedo come Andrea, come io Andrea, Flavio, Matteo, Lorenzo, Marco, come facciamo ad aiutare Expo? Qual è il nostro ruolo? Anche se non lavoriamo, non siamo detti ai lavori di Expo, dove probabilmente parteciperemo, verremo una settimana, proveremo effettivamente a fare tutte queste esperienze, perché viviamo a Milano, perché ci sentiamo un po' milanesi anche noi, ma come facciamo ad aiutare effettivamente Expo e i 22 milioni di persone che verranno, 24, 28, 30, speriamo bene, che verranno a visitare il nostro parco di divertimenti? Ma direi che le strade sono due. Prima di tutto, come me, entrare nel club degli Expo ottimisti, quindi in qualche modo condividere il racconto di un'occasione aperta e di un'occasione che al minimo ci farà fare una bella figura e al massimo potrà generare delle ricadute economiche interessanti. Quindi essere Expo ottimisti è un'attitudine, secondo me, che coglie l'occasione di questo evento, ma che può trasformare anche l'immagine del nostro paese, può trasformare, cosa che sta accadendo in alcuni ambiti e su alcune superfici di comunicazione, il modo con cui raccontiamo l'Italia. L'altra cosa che potete fare alla Kennedy per aiutarci, non chiederti cosa Expo può fare per voi, ma cosa tu puoi fare per Expo, è guardare la piramide dei bisogni dei visitatori e ricordarsi che sia il Comune di Milano, che Expo 2015 SPA, che la Regione Lombardia, che il Governo sono delle amministrazioni pubbliche, quindi sono delle pippe scandalose, ok? Incapaci di capire con rapidità i bisogni del mercato, di segmentare i visitatori, sono per natura degli organismi lenti e inadatti a gestire, come noi siamo abituati, la qualità del servizio. Quindi guardate la piramide dei bisogni dei visitatori, da andare a pisciare a fare le code con una certa, diciamo, agilità, a trovare dei luoghi dove mangiare cibi per chi soffre da allergia da glutine, dove lasciare il cane, non si possono portare in Expo animali vivi, non si possono portare in Expo animali vivi, morti sì. Allora, proprio banalmente, perché poi così funzionano le start-up, no? Verificare che ci sia una domanda e che ci sia qualcuno disposto a pagare per una cosa utile. Ecco, sappiate che tutte le cose più utili ai visitatori e più banali, quindi diciamo in una matrice le cose che di solito nelle sue di consulenza sono in alto a destra, le cose con meno sforzo e più utili, non sono state pensate né risolte dai soggetti istituzionali che organizzano l'Expo. Quindi c'è uno spazio fantastico per guadagnare, per intraprendere, per certo non risolvere la propria vita, ma per lanciare in un piccolo di domanda iniziale la propria startup o la propria iniziativa imprenditoriale o di singolo, o per tirare su un po' di soldi fittando la casa, dando un passaggio in macchina, eccetera. E facendo questo non solo vi mettete in tasca dei soldi e sperimentate con una iniziale trazione la strada della vostra impresa, ma ci aiutate perché avete coperto proprio quei bisogni essenziali dei visitatori cui noi per incapacità non abbiamo saputo pensare. Già stiamo pensando a start-up in bagni pubblici in Piazza del Duomo e cose del genere, giusto? Torniamo ad Alvise. Giacomo ha citato fondamentalmente Expo Ottimisti. Il libro che avete appunto avete pubblicato prima dell'estate, mi sembra, giusto? Si chiama effettivamente Expo Ottimisti. Cosa ha combinato, cosa ha fatto questo libro, cosa ha cambiato, perché? Intanto noi l'abbiamo scritto veramente con poca modestia, lo dico, più di un anno fa, probabilmente un anno e mezzo fa, quando c'era veramente una marea di merda addosso adesso. E è stata la cosa più bella, ovviamente non è che sia una faccia riconoscibile, quindi salgo nella reception di Expo e dietro alla ragazza che è lì alla reception vedo un foglio fotocopiato in bianco e nero con su scritto con il nostro logo. Facendo finta di nulla chiedo: mi dice per favore che cos'è quella cosa che ha dietro? Mi fa: ma non lo so, un manuale che mi hanno dato per dare le risposte giuste. Quindi noi siamo passati da un'operazione di provarci a dare dell'ottimismo al mondo a addirittura dare delle informazioni più allargate, perché poi il nostro libro non riguarda solo Expo SPA, perché Expo non è solo Expo SPA. Parlavamo delle attività che c'erano sul territorio, ci parlavamo dei soggetti che c'erano sul territorio, parlavamo di cosa c'è stato prima e cosa ci potrebbe essere dopo. Questa attività legata a un fermento che gli start-upari, chiamiamoli, conoscono già in maniera chiara, ma che anche piano piano gli imprenditori stanno sentendo, stanno vedendo ragazzi che mettono le loro opere video su YouTube di altissima qualità, probabilmente di una produzione superiore a quella che vediamo in televisione, e grazie a questi video prodotti totalmente a loro spese trovano del lavoro. Non è un caso probabilmente che questo libro che abbiamo scritto, fatto semplicemente per piacere, per gioco, totalmente gratuito, che abbiamo regalato totalmente, chiunque lo non autorizzato, quindi col cavolo che aspetta Expo fatti dare il logo, è totalmente rilasciato a chiunque lo volesse, totalmente, ha comunque messo in luce delle nostre capacità legate a questo progetto. Così deve essere, secondo me, in futuro. L'ottimismo deve racchiudere questo, deve essere un qualcosa che ti fa muovere indipendente da quello che c'hai nel mercato e cosa hai intorno. Devi fare qualcosa e fare in modo che quel tuo qualcosa possa essere conosciuto. Che poi tu lo faccia scrivendo un libro, caricando un video su YouTube, facendo una startup e rompendo le palle a tutti quelli che ti passano sotto mano, facendogli le 3 di notte a parlargli, non importa. L'importante è fare qualcosa in cui ci si crede, in cui si è bravi, perché poi, giustamente, come dice Giacomo, cioè non è che ci possiamo mettere a fare qualsiasi cosa e allora semplicemente perché sono ottimista mi devi dare il lavoro. Cioè, o lo sai fare o puoi andare anche fuori dalla porta. Una cosa che nel mondo anglosassone è una cosa che a me piace molto, in cui se vai ti do corda, se non vai ti posso portare anche fuori dalla porta dell'uscita. Rimango con te, però effettivamente stiamo parlando di tutte cose belle, grandi e importanti, ma come siete partiti? Cioè, ovviamente un paio di anni fa, più o meno, credo un paio, sono due, quando vi ho conosciuto, quando ho conosciuto effettivamente si parlava, sì, si parlicchiava, Expo sarà bellissimo, fighissimo, allora si dicevano 30 milioni, 28 milioni di persone, sarà una rivoluzione, cose del genere, ed effettivamente è stato difficile, no? È stato difficile, è stato un percorso. Come mai? Come mai siete partiti su questa cosa di Expo? La nostra propensione a lavorare per questo evento è scaturita da due cose. Uno, che ci siamo incontrati, probabilmente a fare qualcosa che ci piaceva sui tavoli tematici Expo, dove ci siamo poi conosciuti, e poi soprattutto perché stavamo parlando di un argomento che ci interessa, cioè le città. Quindi non era possibile occuparsi di Milano senza occuparsi di Expo, e siamo arrivati a questa decisione, direi, con strade diverse. Giacomo lavorando e avendo successo in società di consulenza, io girando per quel poverissimo mondo che è la cultura in Italia, ci siamo ritrovati con degli interessi comuni, con un piacere di lavorare e soprattutto su un evento in cui possiamo dare ma che non è italiano. Quella è la cosa fondamentale, cioè possiamo veramente, essendo così resiliente, far vedere, metterci in mostra e prendere quello spazio enorme che in questo momento il mercato italiano offre. Cioè c'è così tanta incapacità nel mondo imprenditoriale, a qualsiasi livello, privato e pubblico, che chiunque si metta a lavorare facendo un prodotto serio ha per forza successo, per forza, ma perché non c'è nient'altro, c'è una morte civile di prodotti di qualità. Grazie Alvise. Però non ha detto la parola importante che mi aspettavo. Siamo fuori da Giacomo. Adesso la tiriamo fuori da Giacomo. Secolo Urbano. Ah, che cos'è il Secolo Urbano? Io non vengo quasi mai, no, non è mai successo che sia intervistato, non sapevo che sia intervistato. No, la domanda è effettivamente che cos'è il Secolo Urbano ed effettivamente come è nato anche quello. Sì, ci sono due idee ricorrenti che ho da quando gioco al Lego da piccolo e anche adesso. Uno, che questo sia il secolo delle città, quindi che abbiamo lasciato, diciamo, gli stati o le organizzazioni internazionali nel secolo passato e che ci affacciamo in un'età che potenzialmente vedrà le metropoli, le aree urbane come i centri di governo del mondo. Questa intuizione ha fatto sboccare anche un'altra idea, cioè come riuscire ad aiutare le città in questo percorso. E su questo pensavo che potesse essere importata in Italia una professione che si chiama la consulenza urbana, cioè i consulenti strategici, direzionali, verticali sulle città, e quindi un insieme di competenze di sociologia, di antropologia, di archeologia, di geografia, di economia, di architettura, di urbanistica, che insieme, solo se collegate, riescono a risolvere le questioni sul futuro della città. Nell'importare all'inizio della società di consulenza questa competenza, questo nuovo, diciamo, mestiere della consulenza urbana, mi sono reso conto in realtà che quello che era più opportuno a gestire questo tema emergente non era istituire ancora una volta una società, un pachiderma, uno strumento organizzato tipo McKinsey o la BIE delle città, ma che fosse più opportuno per reagire a un problema complesso costruire quello che è il secolo urbano, cioè un network informale di professionalità, qual è quella di Alvise e volendo qual è quella di ognuno di voi quando finalmente decideremo di aprirlo in modo dalla beta a, diciamo, la versione completa, e qui due anni che sento questa storia, ci arriveremo, degli sviluppatori lenti, siamo degli sviluppatori lenti. Quindi il secolo urbano è un prototipo che poi diventerà realtà a breve, c'è già un sito, un logo e tutte quelle puttanate, ma il tema è che la professione che riuscirà a traghettare le città nel secolo urbano è quella di una serie di professionalità complementari distinte che insieme si troveranno in un network accomunate da questa passione per sostanzialmente far avverare la promessa della città, che da secoli è ancora più forte oggi, è quella di permettere a persone di interessi diversi, di provenienze diverse, di aspirazioni diverse, di convergere in un luogo e nonostante le proprie differenti, diciamo, visioni, diventare felici. La promessa della città. Cerchiamo di estrarci un attimo da Milano, perché finalmente abbiamo parlato solo di Milano. Parliamo dell'Italia e vediamo che finalmente i giovani in questo momento hanno grande difficoltà di trovare lavoro, sappiamo che nascono associazioni che vanno proprio esattamente sotto quel punto di vista lì, incubatori, acceleratori, sempre più gente si sposta sulle start-up. Qual è il problema in Italia? Secondo me ho difficoltà dal mio piccolo osservatorio, anche perché sono un integralista delle città, a concepire un racconto unitario di una serie di territori e di realtà assolutamente disomogenee. Quindi secondo me anche a livello statistico o operativo è molto difficile secondo me parlare di Italia, okay? Non è che sono Garibaldi o secessionista per nulla, Garibaldi dice Cavour o coloro che ritenevano che fosse da costruire questo paese, ma proprio a livello operativo secondo me merita veramente l'adagio della signora della strada che dice non c'è peggior cosa che trattare situazioni disuguali in modo uguale, no? Quindi il problema dell'occupazione, le modalità operative con cui fare impresa secondo me non hanno assolutamente una superficie nazionale, okay? Quindi è necessario localizzarsi. C'è una bellissima immagine che è quella di un mondo che è fatto di montagne e di picchi in un mondo piatto, okay? Che è un po' la critica a una visione fine novecentesca in cui si immaginava, con alcuni libri importanti, che addirittura il mondo fosse grazie alla globalizzazione diventato piatto. Ecco, invece diciamo, la discussione contemporanea che a me attira di più e che convince di più è che in realtà questa immagine, diciamo, di indifferenza spaziale si sia sostituita un'immagine invece di diciamo fondamentale importanza di dove sei, il luogo dove operi, la densità di relazioni e connessioni nel quale stai. Quindi secondo me la risposta ancora una volta è che forse la soluzione è muoversi e spostarsi laddove le occasioni lo richiedono. Oggi Milano ha delle potenzialità, il nord est ne ha altre, Torino ne ha altre, forse alcuni cluster nel sud Italia possono avere qualche possibilità, ma in realtà sostanzialmente la convergenza è una metodologia a cui nessuno crede più. Si punta in realtà nel favorire i luoghi più competitivi. Se dovessi riniziare da zero in questo momento, cosa faresti? Barca. Senza ombra di dubbio, sì. Probabilmente farei lo skipper tutta la vita, se dovessi dirlo. Però voglio aggiungere solo una cosa. Io sto leggendo un libro in questo momento, si chiama, spero che molti di voi l'abbiano letto, Armi, Acciaio e Malattie, di Diamond. È un libro che inizia abbastanza in maniera chiara, che dice: ho la presunzione di spiegarvi tutti i movimenti dei popoli da 40 milioni di anni avanti Cristo, e spiega tutte le motivazioni legate alle guerre, alle malattie, all'acciaio e a problemi economici, per cui i popoli si sono sempre spostati nel mondo. Qualcuno è cresciuto di più, qualcuno è cresciuto di meno, ma per farla in sintesi, ci sono delle cose che non si possono controllare, ci possono essere dei momenti storici o territoriali che non possiamo modificare noi, ci possono essere delle depressioni o dei momenti di ricchezza. I nostri genitori probabilmente vivevano in un mondo in cui potevi essere un laureato qualsiasi, aprivi il tuo studio professionista e andavi alla grande, anche se eri un incapace. In questo momento adesso non si può più fare. Quindi, se uno può scegliere o di provarci, stando in quel territorio, o di spostarsi. Il lamentarsi, tra virgolette, non è un'opzione sceglibile. Non posso stare fermo e lamentarmi, perché sappiamo tutti che nel mondo ci sono dei paesi che hanno una crescita in doppia cifra. Vai lì. Se non hai voglia di andare lì, nessun problema, ma almeno hai preso una scelta di rimanere qui, e poi ci mettiamo l'amore, la famiglia, il territorio. Io dico in maniera schietta, io ero in America, stavo benissimo, guadagnavo anche bene, sono tornato in Italia per un solo motivo: a fare il precario quando sono tornato, assolutamente a progetto per anni. Quale sei anche adesso? Sono un precario, però almeno di me stesso, non sono un precario di qualcun altro, dove però almeno sapevo perché ero qui, perché c'è una qualità della vita qui che mi fa felice, a discapito delle mie opportunità lavorative. Ma questa è una decisione che uno prende, ci si muove e si prova a investire, a riciclarsi. Sì, non c'è più la famiglia, non abbiamo più gli amici, è vero, ma cosa si vuole veramente nella vita? Cioè, stare lì a lamentarsi o semplicemente dire vabbè, tanto c'ho la famiglia, sto bene comunque. Bisogna scegliere, prendersi un'assunzione delle responsabilità. Che piove, che il governo è ladro, lo diamo per scontato, ma diciamo che bisogna un po' rimboccarsi, o lavorando, smettendo di lamentarsi, o spostandosi. Ritorno, grazie Alvise, ritorno alla domanda, effettivamente, quindi se dovessi ripartire da zero adesso faresti lo skipper, giusto? Sì, sì, ma senza ombra di dubbio. E chi Alvise dopo Expo? Lo skipper. No, è più o meno... No, questo è un... ripartire da zero, no? Assolutamente sarà... ci siamo interrogati con Giacomo spesso in questi ultimi giorni cosa può essere la nostra vita, neanche senza questo problema, senza la parola Expo. Io probabilmente non passo mezz'ora senza pronunciare questa parola da ormai dal 2009, quindi è una cosa anche abbastanza ansiolitica e inquietante, cioè, la ripeto in maniera allucinante. Povera Giordana. Povera Giordana, esatto. No, riniziamo secondo me nel 2016 con un'esperienza alle spalle devastante. Cioè qui abbiamo, e quando Giacomo scherzando dice l'accusa di non essere stati capaci di cogliere questo momento, è perché veramente questo momento probabilmente non ci sarà mai più nelle vostre vite. Cioè non accadrà mai che ci sarà un altro evento così grande, di respiro così importante internazionale, con tutti i capi di Stato, i governi, un occhio di bue puntato su questo palcoscenico che è Milano, probabilmente per qualche generazione. L'ultimo c'è stato nel 1906. Le Olimpiadi non sono neanche paragonabili a un evento del genere, ha una possibilità di aprirti mercati. Perché queste grosse aziende hanno scelto di finanziare per importi stratosferici un evento del genere, che non li farà mai rientrare del loro investimento né di business né di comunicazione? Perché è un momento di lobby pura, cioè quella buona, diciamo non quella per fare magheggi, di contatto, di apertura di mercato, di possibilità di penetrazione di nuovi mercati o di consolidamento di mercati già esistenti, irripetibile, totalmente irripetibile. Quindi cosa farei successivamente? Utilizzerei queste capacità per provare a fare qualcosa però di specifico nelle città, ed è quello che proveremo a fare. E tu Giacomo? Che Giacomo? Dopo Expo. Quindi abbiamo capito già che dal 31 di ottobre al 31 dicembre non vi vedremo più in vacanza. Prima c'era nel 2016. Che prima. Alle Maldive, no, qualche città, quindi chi è Giacomo nel 2016? Chi sarà Giacomo nel 2016? Ma come dire, alla fine il grande mio difetto, il grande difetto ad oggi di questa beta version di Secolo Urbano e di tutta la nostra attività, il limite è che anche di Alvise, ma in misura minore, che invece è totalmente mio, è di non aver mai sostanzialmente lavorato fuori da Milano. È vero, ho una laurea a Londra, ho lavorato a Buenos Aires in Argentina, in qualche città in Italia, ma è indifferente, Torino, Roma, però sostanzialmente tutta Milano, che è un grande, come dire, colpo di genio da un certo punto di vista, perché un'esperienza verticale molto ambita all'esterno, ma è un grossissimo limite. Quindi, leggendo questa difficoltà, temo che non avrò la forza di superarla e quindi mi butterò ancora di più su Milano. Quindi cosa c'è nel 2016? Un po'. Ci sono le elezioni, ma non mi candido, però aiuterò qualcuno, immagino. C'è la Triennale 21esima, pochi sanno che c'è, che la Triennale non è su un edificio, ma è un format sempre di proprietà del BIE, che è un colpo di fortuna incredibile. Il BIE possiede 4 format: l'Ex Universale, che è quello che abbiamo comprato nel 2008 per realizzarlo fra 88 giorni, l'Expo Internazionale, che differisce per il fatto che non ci sono i condomini, ma costruisce tutto con sue forme l'organizzatore, ce ne sarà uno basta. Saragozza nel 2008, bravissimo, nel 2012 Yeosu in Corea, nel 2017 Astana in Kazakhstan. Mentre il prossimo Expo Universale a Shanghai, è stato a Shanghai nel 2010 e sarà a Dubai nel 2020. mezzo Milano, classico, un errore evidentemente per Shanghai. Poi possiede una specie di cosa sulla fioricoltura, l'esposizione internazionale della fioricoltura, grande successo l'hanno fatto, e la Triennale di Milano, che è un format sull'arte e il design che è stato registrato nel BIE nel 1933, quando fu costruita la Triennale dal Muzio e la Torre Branca, ex Torre Vittoria, e poi fu interrotto nel 1996 con la 20ª Triennale. Dal 1996 ad oggi è rimasto l'edificio, ma non si è più svolta questa manifestazione che accade ogni 3 anni, dove paesi di tutto il mondo nel classico format BIE si ritrovano a Milano, nell'edificio della Triennale e anche nei dintorni, per parlare di arte, design e moda. Cazzo, quindi A, colpo di fortuna straordinario che siamo l'unica città al mondo sede, quando si fa un ex universale, di un altro format BIE. In più siamo la città della moda, design, arte, architettura, tutte queste robe qua, quindi si è deciso in modo saggio di chiedere al BIE di poter fare, dopo l'interruzione dal 1996 a oggi, nel 2016 la Triennale 21ª. Quindi penso che questa cosa possa essere interessante. Ci sarà la finale di Champions League. Ci sarà la finale di Champions League, conferma, e poi c'è un percorso interessante che è quello delle mode, quindi 2011 Green Economy, sostenibilità appunto, 2012 Startup, 2013 Smart City, 2014 Sharing Economy, 2015 tira molto, lo vediamo poi il 7 febbraio con Renzi che viene qua a Milano, con la forma, diciamo, la Leopoldite, quindi il fare questi tavoli tematici dappertutto, come la Leopolda di Renzi. Quindi immagino che tutte queste 5 trend degli ultimi 5 anni convergono probabilmente l'anno prossimo nella necessità di dare contenuto a sta roba della città metropolitana. Quindi purtroppo, per limite mio di mancanza di rischio e di coraggio, continuerò a tumularmi nel verticale Milano, e le 3 opportunità che ci sono in quell'anno sono la Triennale 21ª, le elezioni del nuovo sindaco e la città metropolitana come convergenza dei 5 megatrend e mode degli ultimi anni: green, startup, sharing, smart e diciamo crowd. Ok? Che è il modo di adesso. Grazie Giacomo. Adesso inizia la parte più divertente, perché io reputo più divertente, dove praticamente proviamo a fare qualche domanda un poco meno professionale, più personale ai nostri ospiti. Quindi ma è così il formato solo per noi? Ma no, è così, è così, è solo per gente. Allora, non parlo mai con nessuno, vai. Sono domande tranquillissime, sì, sì, no. Cioè, l'importante è rispondere in pochissime parole, cioè veramente se potete una parola sola con veramente poche. Facciamo una decina di domande veloci, quindi prima Giacomo e poi risponde Alvise sulla stessa domanda, okay, con una risposta secca. Iniziamo? Tu non hai il microfono? Adesso glielo do io, non è un problema. Io alla fine sto senza microfono, così rispondo direttamente a voi. Mi sentite? Giusto? Sì. Qual è il tuo libro preferito? Non leggo. Expo ottimisti. Non leggo. La mia attenzione durerà 10 secondi. L'alleanza, che però non mi ricordo l'autore, ma è la storia del Sudafrica dagli aborigeni alle leggi razziali. Bellissimo. Bellissimo. Il tuo film preferito? Vertigo, nella traduzione italiana scarsa, La donna che visse 2 volte, di Hitchcock. Brevante. Se potessi essere un personaggio storico, chi saresti? Non vivo. Il figo. Ma forse Cesare. Ce ne sono tanti, ma probabilmente tutti i navigatori e esploratori, quindi da Amerigo Vespucci a Vasco da Gama, cioè questi qui che arrivavano con le barche in posti che non avevano neanche nelle mappe. Deve essere qualcosa di pazzesco. Tipo l'Adriatico, più o meno. Forza, stomaco o velocità? Forza, stomaco o velocità? Ah, sì, velocità. Stomaco. Qual è il miglior complimento che tu abbia mai ricevuto? Che record di migliore per te? Sì. Sì. Boh, di essere generoso. Che mi si leggono le espressioni, cioè quello che provo in faccia in maniera abbastanza chiara. Sei tutto rosso, mi dice. Esatto. Il peggior complimento, o meglio, la peggiore accusa che ti hanno mai fatto. Probabilmente qualche ora fa su un hangout, essendo amante di Android, sono stato definito patetico. Però evito di spiegare il perché. Cinico è bellissimo. Cinico è bellissimo, lo so, arrogante. Il miglior complimento che tu abbia mai dato a un'altra persona? Che cazzo? Dai, diciamo probabilmente quello di prima verso Giacomo col geniale. No, disponibile. Il massimo completo. In inglese dice most unusual skill, quindi praticamente l'abilità che non trovi in altre persone, che effettivamente ti contraddistingue. Milano. Sì, però quella è replicabile. No, la velocità, per esempio, pur non leggendo un libro, però la velocità di lettura. Probabilmente una capacità abbastanza a collegare il mondo reale con quello online, in maniera spesso e volentieri riuscire a... non è inutile che la spiego, secondo me può essere... Basta quello. Il talento patetico. Sì, ma te lo spiego. Sono molto vendicativo. Se fossi un animale, chi saresti? Madonna. Ho la scelta tra rinoceronte ed elefante, potete sceglierne uno, ma mi piacciono entrambi. Il gatto, il gatto. Sì. Cosa vuoi fare da grande? Questo fortunatamente con Giacomo già l'ho risposto il padre, quindi probabilmente la famiglia è sicuramente l'obiettivo principale. Il sindaco. Io vi ringrazio, quindi farei un applauso a